Ritrovato nel canale il corpo dello scippatore, galleggiava a poca distanza da dove era sparito nel Burlamacca. Si tratta di un marocchino di circa 40 anni, è stato riconosciuto dal ragazzo che aveva derubato. L'autopsia farà luce sulla dinamica dei fatti. Cura al plasma per evitare la terapia intensiva. Primi risultati al NOA di Massa per la sperimentazione sull'impiego del sangue perimmune sui malati non gravi, guariti senza andare in rianimazione. Rimosso l'amianto alle ex miniere, completato il primo lotto della bonifica dell'area ex Edem a Val di Castello, il progetto del comune di Pietrasanta è il recupero come sito museale. Scuole Pistelli a gennaio in classe, le rassicurazioni del vice sindaco di Camaiore Marcello Pierucci dopo le proteste dei docenti della media, lavori terminati entro l'Epifania. Calcio, Real Forte, KO Casalingo, in Serie D nerazzurri perdono contro il Mezzolara subendo il gol dell'1-0 nei primi 3 minuti e intanto salta al prossimo turno con il Forlì, i romagnoli sono in quarantena. Di nuovo insieme, ben ritrovati con la nostra informazione TG Noi Versilia che si apre con la notizia del ritrovamento del corpo dello scippatore che era caduto nel canale Burlamacca dopo aver derubato un ragazzo mentre stava fuggendo. Dopo una settimana è avvenuto dunque il ritrovamento, le ricerche, ricorderete, erano state sospese dopo 2 giorni perché non c'erano stati esiti. Dunque facciamo il punto in questo nostro servizio. È stato ritrovato intorno a mezzogiorno, avvistato mentre galleggiava a pochi metri a monte del ponte girante, vicinissimo al punto dove era sparito mercoledì scorso. Era scivolato lungo la banchina, finendo nelle fredde acque del canale, mentre fuggiva inseguito dal ragazzo che aveva appena derubato del borsello. Gli inquirenti sono praticamente certi che si tratti dell'uomo sui 40 anni che per 2 giorni hanno cercato in lungo e in largo, dal porto al litorale versiliese. È stato un passante a notare il cappuccio spuntare dall'acqua, dando l'allarme alla Capitaneria di Porto, subito intervenuta per il recupero insieme al personale del commissariato di polizia di Viareggio e ai sanitari della Misericordia di Lido di Camaiore. Tra i primi ad intervenire anche i subacquei dell'Enci Sub. È stato visto galleggiare, sì, perché non deve essere spuntato da dove era bloccato e quindi si sperava addirittura che fosse vivo. Ecco, io almeno io speravo, poverino, che fosse invece purtroppo. L'importante è averlo trovato, perché sennò magari poteva chissà spuntare dove. Nella fase di recupero la corrente ha poi trascinato il corpo fino alla banchina Matteo Valenti, all'altezza del Museo della Marineria, dove è stato effettivamente issato e portato via. Lì è stato chiamato il ragazzo che aveva subito lo scippo e che lo aveva inseguito. Di fronte ai militari lo ha riconosciuto come il suo aggressore. Per la conferma definitiva e l'identificazione completa manca solo l'esame autoptico che sarà svolto nelle prossime ore dal medico legale incaricato dal PM di turno. Si tratterebbe di un uomo marocchino di 39 anni. Le ricerche erano state interrotte dalla prefettura di Lucca venerdì scorso, 48 ore dopo la sua scomparsa, rimaste senza esito fino al tragico epilogo. Il comune di Viareggio ha depositato un mazzo di fiori sul luogo del ritrovamento. Veniamo adesso invece alla curva dei contagi sul territorio toscano e in provincia di Lucca, lo vediamo in grafica, oggi risalgono i contagi ma calano i ricoveri, queste sono le cifre del bollettino regionale, nuovi contagiati 636, i ricoveri calano di 42 unità, siamo a 1261, calano lievemente anche le terapie intensive, un numero però ancora molto alto di decessi, siamo a 63, di questi 10 sono in provincia di Lucca, di cui 7 in Versilia, siamo fra i 63 e i 93 anni. Veniamo ai numeri della provincia. Della provincia di Lucca i nuovi contagiati sono 80, nella Piana 42, nella Valle del Serchio sono 8 e in Versilia sono 30, come vedete divisi per comuni. Sugli ospedali invece lieve calo al San Luca di Lucca, 63 ricoveri, 9 in terapia intensiva, tornano a crescere invece all'ospedale Versilia che arriva a 98 ricoverati, resta ancora il primo ospedale dell'area della ASL Toscana Nord-Ovest, di questi 98 ricoveri, 5 sono in terapia intensiva. E mercoledì sera in diretta a botta e risposta si è fatto il punto proprio anche sulla situazione degli ospedali, è stata l'occasione anche per parlare della terapia al plasma iperimmune per i pazienti malati non gravi di Covid-19, sperimentazione in corso all'ospedale delle Apuane che sta dando i primi risultati. Sentiamo. Il virus è ancora presente, è un virus che ancora è aggressivo
E questo ci spiega perché abbiamo tante persone ancora in terapia intensiva, tante persone intubate. E anche purtroppo rende conto dei decessi, perché purtroppo devo dirvi che anche in questa seconda ondata i decessi sono stati 125. Questo dato ci fa capire che ancora è presente il Covid e che non dobbiamo appunto allentare le precauzioni. Mantenere alta l'attenzione durante le feste di Natale è il messaggio del primario di malattie infettive del NOA di Massa, Antonella Vincenti, ospite in diretta su Noi TV nella puntata di Botte Risposta, in cui si è parlato di restrizioni e spostamenti nelle prossime festività, con ospiti il sindaco di Camaiore, Alessandro Del Dotto, e il senatore Massimo Mallegni. Sul fronte delle terapie anti-Covid sono emersi intanto i primi risultati nello studio sull'impiego del plasma iperimmune per le cure intermedie di pazienti positivi, sperimentato in questi mesi all'ospedale delle Apuane. Un progetto di ricerca scientifica guidato proprio dalla dottoressa Vincenti per curare i ricoveri non gravi, che si pone a fianco del progetto Tsunami, coordinato invece dal team di Cisanello, destinato ai pazienti in terapia intensiva. Che pazienti che l'hanno fatto non sono andati in terapia intensiva. Questo era il nostro step più importante, che è anche uno degli step diciamo, per valutare l'efficacia di questo studio, è che il paziente non va in terapia intensiva. Questa è la cosa importante. E guarisce, diciamo, fra virgolette, da questo marasma, da questa tempesta citochinica che comporta l'infezione appunto da coronavirus. È sicuro, ecco, il messaggio che voglio dare è anche questo, che non c'è rischio di prendersi delle malattie se si utilizza questo plasma iperimmune, perché viene testato per tutti i patogeni, dall'HIV all'epatiti, eccetera. Poi ci viene titolato per quanto riguarda diciamo, il contenuto di anticorpi neutralizzanti, e noi dopo lo rinfondiamo. La crisi economica innescata dalla pandemia, arrivano indennizi da parte della regione per bar e ristoranti colpiti dalle chiusure. I titolari di bar e ristoranti sono tra le categorie più colpite dall'emergenza economica e pochi giorni fa erano tornati in presidio a Firenze sotto il palazzo della regione. Adesso l'amministrazione regionale ha annunciato un indennizzo di 2.500 euro per bar e ristoranti toscani colpiti dai provvedimenti di lockdown conseguenti all'emergenza Covid. Saranno infatti utilizzati così i circa 20 milioni di euro destinati alla Toscana dal decreto legge del 30 novembre. Lo hanno annunciato il presidente della regione, Giani, e l'assessore alle attività produttive, Marras. Il bando, presentato dal presidente come una boccata d'ossigeno per imprese duramente colpite dalle misure di chiusura, partirà rapidamente con una procedura estremamente semplificata. Il richiedente dovrà esibire esclusivamente un'autocertificazione dichiarando di aver subito tra gennaio e novembre una diminuzione di almeno il 50% del fatturato rispetto alla normale attività. Sono circa 20.000 gli operatori toscani potenzialmente interessati al provvedimento. Il contributo, uguale per tutti, sarà erogato ai richiedenti seguendo l'ordine di presentazione delle domande, fino all'esaurimento dei fondi. E parliamo adesso di sicurezza sul lavoro. In Regione ha firmato un protocollo fra l'ente regionale, la Procura Generale di Firenze e le procure del territorio, compresa quella di Lucca. Ci sono risorse in arrivo, in particolare per la sicurezza sulle cave del distretto Apo-Versiliese. È stato firmato a Firenze da parte della Regione Toscana un protocollo con le procure generali di Firenze e Genova e con le procure della Repubblica di Lucca e Massa, al quale la Regione assegna 486.000 euro dal 2021 al 2023 per proseguire il progetto speciale sulle cave per il piano straordinario per la sicurezza nella lavorazione del marmo nel distretto Apo-Versilese, approvato nel 2016. E quindi abbiamo visto che questa collaborazione che trova il lavoro della magistratura, supportato da personale che viene offerto, convenzionato dalla Regione Toscana, che magari può essere diretto oppure può essere delle ASL, consente di svolgere davvero una sinergia da proficui risultati. Quindi intanto questo protocollo che riesce a razionalizzare queste indicazioni su queste tre esperienze che sul campo hanno rivelato effetti positivi, e da qui anche la possibilità di vederlo applicato in altre discipline, in altri lavori, in altri contesti della nostra regione.
Un protocollo nato sulla scia di quello più specifico che venne stilato all'indomani della tragedia dell'incendio nel capannone del macrolotto di Prato e che prende in esame in maniera più specifica la questione della sicurezza all'interno delle cave del distretto, funestato da gravi incidenti, l'ultimo dei quali all'interno della cava Borra Larga sul Monte Corchia, dove perse la vita un capocava di 59 anni. Secondo la segretaria regionale della filea CGIL Giulia Bartoli, questo rifinanziamento del piano straordinario per la sicurezza nelle cave è un segnale importante da parte dell'amministrazione regionale, anche nell'ottica futura di porre l'attenzione anche su altri settori lavorativi. Andiamo adesso a Val di Castello, sulle colline di Pietrasanta, dove è terminata la bonifica dell'ex miniere Edem. Sentiamo. A Val di Castello è terminato anche l'ultimo complicato lotto di interventi per la messa in sicurezza del sito delle miniere ex Edem, con la bonifica degli ultimi residui di copertura di Eternit. Un'operazione che è arrivata a completamento di un percorso iniziato nel 2015 e costato circa 1 milione di euro per rimuovere circa 2.700 metri quadri di coperture di cemento amianto presenti sui fabbricati dell'impianto dismesso alla fine degli anni 90. La messa in sicurezza del sito era uno degli obiettivi dichiarati dall'amministrazione comunale. Credo che sia un impegno mantenuto rispetto a quando ci siamo insediati. Avevamo detto che avremmo portato avanti la bonifica dell'amianto e questo è stato fatto. Costi naturalmente importanti a carico dell'amministrazione. Ma l'ultimo lotto di interventi non si limiterà alla sola rimozione e allo smaltimento delle parti della copertura. Parte del tetto del fabbricato sarà infatti sostituito in modo da proteggere i macchinari e le strutture minerarie ancora oggi presenti e che costituiscono un importante patrimonio storico e post-industriale da valorizzare con il parco geominerario che il Comune intende realizzare nei prossimi anni. Spostiamoci adesso a Camaiore, torniamo a parlare delle scuole medie Pistelli. Ricorderete le proteste dei docenti di alcuni giorni fa, è intervenuto il vice sindaco a scuola il 7 gennaio. Quindi ci scusiamo anche dei disagi che ci sono stati. Allo stesso tempo noi cerchiamo di rimanere nei termini che ci eravamo dati con gli impegni presi con le famiglie, cioè i ragazzi potranno rientrare nelle aule il 7 di gennaio. Rimarrà ancora qualche lavoro nell'atrio della scuola Pistelli che però eseguiremo nel mese di gennaio. È questo quanto garantito dall'assessore a lavori pubblici del comune di Camaiore Marcello Pierucci agli alunni e agli insegnanti della scuola media Pistelli al centro di una protesta da parte dei docenti per i presunti ritardi del termine dei lavori. Ritardi dovuti, secondo quanto affermato dall'assessore, dal fatto che il cantiere della scuola è stato sorteggiato per uno dei controlli a campione da parte del Genio Civile. Procedura che ha allungato i tempi esclusivamente per questioni burocratiche, ma che, prosegue Pierucci, consentirà un'ulteriore garanzia per la sicurezza dell'edificio. Questo chiaramente è anche un elemento di maggior sicurezza, perché vuol dire che avremo anche l'avallo e la conformità del Genio Civile che in modo analitico valuterà il nostro progetto. Allo stesso tempo non ci ha consentito di anticipare quelle che erano le previsioni di consegna delle aule a cui noi avremmo tenuto tanto. Però sostanzialmente i lavori delle aule sono conclusi, le aule sono già tutte pronte, noi stiamo solo procedendo con la pulizia e con l'igienizzazione delle aule. Il comune di Massarosa si appresta a festeggiare i suoi 151 anni di storia e lo farà con una giornata virtuale, quella di venerdì. L'evento Clou sarà uno speciale in onda su Noi TV. Venerdì 18 dicembre Massarosa spenge 151 candeline. La festa va in scena in un'atmosfera davvero inedita e in una maniera tutta speciale a causa della situazione sanitaria che stiamo vivendo. Brindisi ed eventi per celebrare il compleanno si terranno rigorosamente a distanza, ma per il sindaco e i suoi collaboratori di giunta la cronaca diventa storia e non sarà certo un virus a fermare o oscurare la grande bellezza di Massarosa, delle sue colline e del suo lago già conosciuto dagli antichi romani. Ecco perché, anche senza feste di piazza, cortei storici e dintorni, il compleanno di Massarosa è comunque un evento, anche se a distanza, sui social e sulla nostra TV.
L'amministrazione Coluccini ha previsto per venerdì 18 un programma lungo tutto il giorno per la festa del Comune 2020. L'emergenza sanitaria ha spinto infatti l'amministrazione a scegliere una formula diversa, ma che riuscisse a mantenere un contatto diretto con i cittadini e omaggiasse l'intera comunità e le sue eccellenze. Massa Rosa, 151 anni di storia, è il titolo del programma e dell'evento conclusivo di venerdì sera alle 21 su Noi TV. Ma le dirette inizieranno sul web, sulla pagina social del Comune, una ogni 3 ore a partire dalla mattina. La prima alle 12 con un appuntamento video dedicato alla storia, in collaborazione con la sezione massarosese dell'Istituto Storico. Alle 15 sarà la volta di un'eccellenza assoluta, il maestro Nicola Luisotti, che racconterà in una intervista video la sua carriera internazionale, ma anche il legame con Massa Rosa e le potenzialità musicali di quest'ultima. Alle 18, nuova diretta Facebook per l'accensione dell'illuminazione della facciata del municipio, bianca e rossa, colori ufficiali di Massa Rosa. Gran finale, come detto, alle 21 sulla nostra emittente Noi TV, con uno speciale omaggio al territorio di Massa Rosa e alle sue bellezze, con immagini uniche e il racconto di come si sia vissuto e si viva a Massa Rosa tra lavoro, natura, cultura e senso profondo di comunità. Lo speciale Massa Rosa andrà in replica sempre su Noi TV domenica 20 dicembre alle 15. Brevissima pausa, fra poco di nuovo insieme le notizie sportive del TG Noi Versilia. Di nuovo insieme, ben ritrovati, pagina sportiva che si apre con il calcio, con la Serie D, un turno infrasettimanale sfortunato per il Real Forte Querceta che ha perso in casa già dai primi minuti di gioco. Sentiamo. Nei recuperi del campionato di Serie D girone D, il Real Forte Querceta ha perso a Necchi Balloni 1-0 con il Mezzolara, subendo il gol di Sala dopo 3 minuti dall'inizio della ripresa. La squadra ospite ha sfruttato una indecisione difensiva della squadra di Cristian Amorose e si è portata a casa 3 punti. Sul finire è stato annullato tra le proteste il gol del pareggio a Francesco Di Paola per fuorigioco sugli sviluppi di una punizione laterale di Biagini. I padroni di casa avrebbero meritato certamente qualcosa di più. La rete della vittoria è arrivata su un retropassaggio che ha colto impreparata la retroguardia nerazzurra e ne ha approfittato Sala per battere Adornato. Per un equivoco alla vigilia della partita con il Progresso dei tamponi non ha giocato il Seravezza Pozzi, mentre è stato sconfitto il Ghivizzana ad Alto Pascio con la Prosorgente Livorno per 3-2 al termine di una partita in cui i ragazzi di Lavezzini hanno inseguito il pareggio senza ottenerlo. Le reti sono state realizzate da Muscas e da Felleca su calcio di rigore. E intanto si apprende in questi minuti che Real Forte Querceta mercoledì 23 dicembre non giocherà a Forlì come inizialmente previsto, in quanto la formazione romagnola è in quarantena, dunque causa positività e contagi interni alla squadra. Hockey su pista adesso, turno infrasettimanale per le versiliesi, entrambe vincenti, Forte dei Marmi e CGC, impegnate una in Serie 1 e l'altra in Serie 2. Il punto nel servizio. Turno infrasettimanale di hockey su pista per i recuperi delle gare rinviate causa Covid-19. In Serie 1 l'hockey Forte dei Marmi ha superato in casa 8-1 il Monza, al termine di una partita in cui i ragazzi di Alberto Orlandi hanno gestito il gioco fin dalle prime battute. Le reti del successo sono state segnate da Cajas, autore di una tripletta, Motaran, Rubio, Burgaia, Maremmani e Antonioni. In testa alla classifica il Sarzana è stato raggiunto dal Valdagno a 19 punti in seguito alla sconfitta dei Liguri sulla pista di Sandrigo 5-3 e della vittoria contemporanea del Valdagno 4-1 con il Correggio. In Serie A2 continua la marcia trionfale del Centro Giovani Calciatori Viareggio, che ha superato il Castiglione al Palabarsacchi con il punteggio di 13-3, centrando la sesta vittoria di fila per i ragazzi di Massimo Mariotti. Le reti sono state realizzate da Ojeda, 5 i suoi centri, Muglia 4, Geminiani 2, Puccinelli e Deinite, a dimostrazione di un gioco corale dove tutti i giocatori della formazione bianconera vanno in gol.
Ancora per lo sport, la ginnastica ritmica, e andiamo così sul nostro sito web noitv.it. Parliamo degli ultimi risultati della moto di Viareggio, argento e bronzo tricolore. Ancora due medaglie per la società viareggina, campionati italiani individuali gold riservati alla categoria junior e senior. Si sono disputati lo scorso fine settimana a Montegrotto Terme in provincia di Padova. La società viareggina ha confermato di attraversare un periodo davvero molto positivo, e qua vediamo le atlete che hanno vinto: Linda Viani e poi ancora Sofia Sicignano, medaglia di bronzo fra le junior per Arianna Musetti, e poi ancora Giuna Campomagnani e Sofia Ponticelli. La moto può dunque vantare tre atlete nella top 10 della categoria. Ci fermiamo ancora per un breve stacco pubblicitario, ma tra poco siamo di nuovo insieme con la terza parte per gli eventuali aggiornamenti. Di nuovo insieme, terza parte del TG Noi Versilia. Non abbiamo aggiornamenti di cronaca, ma c'è il consueto spazio degli auguri. Questa sera gli auguri vanno a Eugenio, Roberto e Domenico di Marina di Massa, che compiono 36 anni, sono tre gemelli. Arrivano gli auguri di buon compleanno dalla mamma Lia e dal papà Michelino. Ed è tutto davvero per questa edizione. Io vi ringrazio dell'attenzione e auguro a tutti voi una buona serata.